Buongiorno, quindi già ora di lasciare la stanza, sono le 5:30, ho fatto le valigie, qua là. Adesso prendiamo le ultime cose. Là c'è il bar e il ristorante dove facciamo colazione. Qui abbiamo un Buddha che ci accompagna sulla piscina che noi non abbiamo mai sfruttato però. E ora stiamo aspettando il pulmino, il nostro pulmino giallo che ci porta alla stazione e poi avremo circa 3-4 ore e mezzo di viaggio per Surabaya. E 15, abbiamo il treno tra un quarto d'ora. Ciao ciao, ciao. Buongiorno, ciao. Ciao. Carrozza 3, binario 3. Pensavo peggio, dai, i posti. Sembrano già abbastanza buoni. Quanti ricordi in attesa del treno, facce asiatiche. Mi sta tornando voglia di rifare la Transiberiana. I vagoni hanno anche qui il vagone ristorante più i bagni. Vedete? Uomo, donna, divisi proprio. Ciao Ale, è stato bello, piacere, ciao. Grazie. C'è un lady boy là, ti chiamavo. Non sei volevo a te. Ragazzo qua dietro è ignaro di quello che abbiamo fatto io e suo fratello con la GoPro, non lo sa ancora, poi lo vedrà su YouTube. Non lo so, siete due idioti. La temperatura caldissima, umidità siamo a livelli stellari. Il nostro Zuzu che sta facendo le riprese. Facciamo la controcamera. Facciamo la controcamera. Abbiamo lasciato qua tutti gli oggetti perché adesso ci siamo messi tutte le scarpine da scoglio e il poncho per andare sotto la cascata. Ci accompagneranno con questi motorini qua. Ora però c'è un problema, non hanno i caschi. Ale, comunque devo dire che sei sexy col poncho e le mutandine. Tieniti, eh! Chilometri perché dobbiamo fare in motorino. Sarebbero stati da fare a piedi, però ve la fanno fare in motorino. Ok, Vini. Ok, thank you. Yes. Torno in bici. Meglio a piedi. The waterfall actually is extremely bit difficult for climb. Quindi adesso camminiamo 3 km così a piedi, poi ci danno l'elmetto, ci mettiamo il poncho e vediamo. Sembra un po' l'ambientazione di Jurassic Park, eh? Questo ruscellone con delle piante, hanno delle foglie enormi. Ma ci manca solo che sbuchi il Tyrannosaurus Rex laggiù. Thank you.
portato l'asciugamano, altrimenti mi sarei tuffato, eh. C'è un vento fortissimo qua dentro, che se vado a fare il bagno esco sono sicuramente fresco. No, per rendervi conto delle dimensioni delle foglie, no? Esperienza bellissima la cascata, ora siamo per ripartire col pulmino là. Volevo farvi vedere, ne è già passati due, ma non sono riuscito a riprenderli. Dei signori con i motorini che erano pieni di foglie, di albero, di palma, ma veramente una montagna. Arrivati in hotel, molto bello, l'hotel. L'hotel è questo, Grand Promo Hotel. Questo è il classico stile Bruno Vespa del monte, questo è il Brono dove andremo domani, vedete? Monte grande. Stanza bellissima, guardate qua, letti sono qua, un bel l'ingresso con un bel tavolone e qua abbiamo il bagno. Oddio, il bagno non è eccezionale, però ora doccia e cena. Per lei lavora lì al bar e poi dopo lui torna. Abbiamo appena finito di cenare. Adesso andiamo direttamente a letto perché domani alle 2 di notte ci svegliamo per andare sul vulcano. Mi sono già messo una maglia lunga proprio per stare pronto e essere già pronto domani mattina, ma anche perché fa freddo qua. Siamo a 980 metri sul livello del mare e domani saliremo ancora un altro po'. Quindi tra 5 ore, che per voi saranno 2 secondi, ci vediamo e andiamo sul Bromo. Allora, io spero si veda. E davanti c'è Umberto. Ciao. Qua ci abbiamo Lale, che sta ancora dormendo. Sta guidando come un pazzo, dopo circa una mezz'oretta di guida. Siamo a 2200 metri. Puzzo di benzina, di gasolio qua dietro. Le jeep sono centinaia, ne abbiamo sorpassate tantissime, ma ce ne saranno altre su. Allora, arrivati sani e salvi, 2800 metri di quota quasi. Sono circa le 3:10, siamo praticamente sul retro di questo locale. Stanno facendo da mangiare, da bere. Banana, prego. Banana. Wow. Is it for all? Yes. Or for a one table? No, io però non ho fame. Ragazzi, commento a caldo dopo questa ora di... Non è la parola giusta. Commento a freddo. C'ho il culo piatto. L'Indonesia è sul confine di due placche tettoniche, quella indo-australiana e quella della sonda. Lo spostamento della prima sotto la seconda ha generato nel sottosuolo per milioni di anni magma ed eruzioni che hanno portato alla creazione dei 74 vulcani dell'arcipelago indonesiano. La maggior parte di loro si trovano sul confine, fra le placche, e ben 45 di loro sono solo sull'isola di Giava. Io adesso mi trovo a quasi 2800 metri di quota in attesa di vedere l'alba, in un punto panoramico sul Monte Bromo. Quello che mi si presenterà davanti è un'imponente caldera vulcanica chiamata Tengger, della superficie di quasi 100 km quadrati. Per farvi capire le dimensioni di questo cono, l'ho messo a confronto con il lago di Bolsena. Attenzione però, qui siamo a oltre 2000 metri di quota. Voglio ragazzi, ma per vedere cose belle bisogna soffrire, eh. Guardate quanta gente c'è su questa scalinata. Guardate, appena sbuffato il vulcano, guardate, c'è, vedete che c'è il fumo che esce. This from Spain, yeah, this people. No, Italian. Oh, Italian. Okay. Buongiorno. Ah, adesso capito. Buongiorno. Ora mancano 10 alle 6. Ora andiamo a fare il trekking sul Bromo. Ci sono. Adesso faremo tutto in folle, ragazzi. Prima l'avevamo fatta sgommando, ora senza mai toccare i freni arriveremo in fondo. Sicuramente. Pregate per noi.
L'unica nota positiva è che stiamo scendendo giù e siamo a digiuno, quindi non può succedere niente. No, digiuno mica tanto, abbiamo mangiato le bananette. Tu l'hai mangiato. Il tè. Is for all. Yes. For a table. Lui mangia sempre. Lui, cioè, è una cosa impressionante, Umberto. Ma se sono a dieta. Guardate la quantità di auto, di jeep che ci sono qua. E noi prima eravamo lassù alle antenne, guarda, la quelle sì, antenne. Alle antenne. Bravo. Eccoci qui. L'altro tragitto. E sabbia. Il problema è. Sì, tecchio. Tutto questo piana di cenere qua che vedete, di polveri vulcaniche. È un cratere enorme di 8 km e mezzo per 10. Sto facendo una fatica pazzesca a camminare su questa sabbia. Quello più fotogenico è il cono del bromo, questo qua. Cosa credi che torni a... Eccoli qua i 250 e passa gradini per arrivare fino in cima. 253 mi segnalano dalla regia. Un po' torniamo là, là dove eravamo prima con le auto, abbiamo fatto tutto il percorso sulle scalette fino a là. Quanto è cambiata la temperatura da stamani mattina? Ho polvere ovunque, anche sulla camera. Ovviamente non mancano né le bancarelle né i venditori acqua, potete far colazione laggiù, ci sono i bagni. Adesso torniamo alle macchine e ritorno numero uno. Io ho una fame allucinante. Ed eccoci al taglio del dolce. Grande! C'ho le mani pulite, eh. L'acqua è freddissima. Ci voleva, cavolo. Si sono uniti alla festa i due, dell'Ave Maria. Abbiamo contagiato tutti, è venuto anche Leonardo, vai! Grazie ragazzi! Parto! Due! C'è la moglie, uno, lo sta giudicando! Vai! È freddissimo! Bravo, è ghiacciata! Io basta, usciamo! On the buzz again! Un po' di durian, signore e signori. Proviamo? Questo è strano, eh? Strong smile. Vai col durian. T'ha sentito che puzza, eh? Non è vegnaglio.
Oh, che bello! Creme. Oddio! No, è buono, buono, scudo. Mamma mia, l'hai già tolto! No, di studio non fai niente. Guarda, non riesco. Com'è? Puzza? Ti ho visto buttare, c'è qualcosa? No, il seme, siamo arrivati sempre col nostro magnifico pulmino. Questa è l'ambientazione del nostro hotel. Già è un altro ambiente, si vede rispetto che ci stiamo avvicinando a Bali. Bello, l'ambientazione dell'hotel è molto bello. Bellissima piscina, una bella hall, le camere sono ottime e c'è un bellissimo bagno, ve lo faccio vedere dopo. Dai, tuffo. Ma anche fuori, non sta bene? Ciao ragazzi! Ragazzi, è l'ora del Ramadan. Eccolo qua. Noi facciamo Ramadan a modo nostro. Ragazzi, è l'ora della preghiera, ci si può fare niente. Qua ogni 4 ore, anche la notte, ci svegliavano. Come fate? Non si vanno avanti, devo comprare palle. Già tempo di cena, ristorante questo qua, molto bello. Cameriere molto apprezzato. E anche stasera si va a letto presto, perché domani sveglia di nuovo alle 2. Stamattina si sono svegliate a mezzanotte, erano già qua per prendere due posti dietro. Welcome to the gym. Come on! Come gli altri ieri che andavano a cavallo. 40 minuti dopo siamo già quasi sopra la cima. Abbiamo passato adesso i 2310 metri. E queste sono le scene per scendere. Stanchi, abbiamo dormito veramente poco questi giorni. No, guardate, questo è il terrazzo, sotto qua c'è la piscina con le statue. No, stasera ci facciamo il bagno.